I numeri, i diagrammi, le prospettive sembrano allargare il cuore, sale l'export e non soltanto per il settore auto, anche la farmaceutica, l'alimentare e poi c'è il turismo. Ma non siamo al di là del guado, anzi, dice il presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi. L'indisponibilità delle imprese ad effettuare nuovi investimenti, sì per mancanza di liquidità, ma soprattutto perché abbiamo di fronte una incertezza incredibile. Lo scenario per l'economia vira qui basso. Gli eventi degli ultimi anni e purtroppo degli ultimi mesi legati allo shock energetico abbattono le prospettive di crescita. Non è soltanto questione di liquidità, ma intanto questo problema resta, specie al sud o dalle nostre parti. Le banche al centro nell'ambito dei finanziamenti e questo è il nostro mestiere. L'importante è finanziare progetti che siano validi, che abbiano una loro sostenibilità, perché poi anche il debito deve essere necessariamente sostenibile. Tocca al presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, indicare la rotta e lui mette in guardia dall'assistenzialismo. Non è questa la strada, il sud vuole altro. Poi se non lo ottiene magari si accontenta, ma è peggio. Il Sud non chiede assistenzialismo, ma se è l'unica ricetta economica che gli propone, è ora che ci si aggrappa. Per ripartire davvero occorre, continua Bonomi, produrre di più e meglio, insieme ridistribuire un po' di ricchezza, proprio col taglio al cosiddetto cuneo fiscale. È d'accordo il governo e il sottosegretario alle imprese Made in Italy, Fausta Bergamotto, conferma. Confindustria chiede 40-50 miliardi per il taglio del fiscale per quanto riguarda il lavoro. Il governo che vuol fare? Beh, è un obiettivo del governo arrivare ad un taglio di 5 punti sul taglio del cuneo fiscale, è una misura che però deve e può essere fatta solo gradualmente, anche in base alle risorse disponibili. Su questo il ministro Urso è stato molto chiaro. Ma tutto passa per l'Europa e Confindustria non è contenta dell'Europa. Ogni paese sta facendo per i fatti suoi, questo va bene. L'Europa è mancata completamente nella gestione della crisi energetica. Un'Europa che non ci piace. Infine, un colpo d'ala. Non servono interventi tampone, specie appunto al sud. Occorre un piano perlomeno decennale. Allora invece noi dobbiamo proporre una ricetta economica diversa sul sud, di legislatura, anzi di due legislature. Una ricetta economica decennale, un'Italia sul 2032, di due legislature. Questa, secondo me, è la richiesta che farà Confindustria. Di sicuro seguirà importante dibattito.